Con noi c'è Luigi Faccia, candidato al Consiglio Comunale con la lista di Futuro Libertà per l'Italia che sostiene il candidato sindaco Enrico Verini. Un appoggio, un matrimonio tra Verini, diciamo così, politico ovviamente, che, di cui si parlava da tempo anche nel precedente Consiglio Comunale. C'era stata un'ipotesi di riunificazione dei gruppi, poi c'è stata qualche frizione, qualcosa, alla fine è avvenuto per le elezioni. Come mai? Niente, il mio interesse verso Futuro e Libertà c'è sempre stato, tant'è vero che io credo di essere stato il primo consigliere comunale dell'Aquila ad iscrivermi a Generazione Italia. Poi da lì un po' si è complicato un po' il discorso con i vertici regionali, c'è stata un po' qualche defezione, qualche Sì, il ribaltamento, passaggio allora tra Toto sì. e Catone. Tra Toto e Catone, specificatamente proprio questo passaggio che ha fatto in me un po' raffreddare la decisione, e adesso invece Futuro e Libertà mi ha offerto questa candidatura che ho accettato volentieri, anche perché mi permette di un attimino di esprimere un po' un senso di moderazione nella campagna elettorale e non facendo parte di schieramenti all'estremità. Lei spesso ha votato con la maggioranza di Massimo Cialente, come mai, anche in fondo anche Cialente presenta delle liste moderate, come mai non ha trovato qualcosa che la soddisfacesse lì all'interno? Ma io questi 5 anni con la lista civica ho mantenuto una posizione non politica a prescindere. Certo, la mia provenienza politica, le mie convinzioni vengono dal centrodestra, vengono da destra, dal centrodestra, da un passato nell'Alleanza Nazionale fino al 94, quindi non potevo scegliere altra soluzione che questa. Futuro e Libertà viene da una costola del centrodestra, un'area più moderata che non si riconosce in questo centrodestra e in fondo è quello che penso pure io. Quindi. Certo, negli ultimi tempi del Consiglio Comunale, proprio il movimento L'Aquila Città Unita, con il quale lei è stato eletto, sostenendo, ricordiamo, il candidato sindaco Angelo De Nicola, l'ha bacchettata duramente con toni molto aspri, parlando di Sì. consigliere con 90 voti, di aver tradito la missione sostenendo Cialente, eccetera, eccetera. Ha qualche sassolino da togliersi lei? Ma mi riaggancio anche a quello che mi ha chiesto pure prima, che io ho votato spesso con la Sì. maggioranza. Io ritengo di aver votato per l'Aquila, intanto, perché chi conosce l'ultima vita amministrativa del comune e ha visto quello che ho fatto e le presenze che ho fatto, può notare ampiamente che io sì, ho votato molto con la maggioranza, ma ho anche votato contro e sono stato l'ispiratore di molti commissioni Mani d'inchiesta, libere, insomma. mani libere. Io ho votato quello che ritenevo giusto per la mia città, per la mia frazione e per la mia montagna. Non facendo opposizione a prescindere, perché non vedo, anche perché dopo il terremoto io sono convinto che la politica debba fare un passo indietro e debba avanzare l'amministrazione. Quando si è dentro al Consiglio Comunale io ho scelto la linea, il sindaco è Massimo Cialente, va bene, è il sindaco della città dell'Aquila e bisogna supportare, perché il sindaco in questo caso era Massimo. Era il sindaco della mia città colpita duramente e andava aiutato in tutti i modi. Lo schieramento di Giorgio De Matteis, moderato anch'esso, lei parlava di moderazione prima, è stata una tentazione, è stato un abboccamento, qualcosa? Avuto una lista che mi ha chiesto di candidarmi, però vedo nella lista di Giorgio De Matteis non vedo proprio tanta moderazione. Tanto è vero il comportamento di alcuni esponenti verso di me quando io ho fatto una lettera chiedendo di fare un passo indietro a tutti e andare tutti uniti. Facciamo nome e cognomi? Beh, io ho chiesto di fare passo indietro a Giorgio De Matteis e a Gianfranco Giuliante, nel segno dell'unità e della
e per il bene della città. Mi si è stato risposto con palate di fango da persone che, fra l'altro, mi hanno dichiarato che sono un saltimbanco, un voltagabbana, che poi, fra l'altro, qualche mese prima stavamo insieme in una riunione a Futuro e Libertà, mi riferisco al portavoce, dottor Farello, e quindi ho ritenuto opportuno non andare con questo schieramento, perché se il pensiero della mia ex lista è questo, figurati cosa può succedere. E poi ritengo che lì sia è vero, è un, come dire, un misto di moderazione, da destra a sinistra, centro, sotto, sopra, verdi, estremisti. Quindi come si fa poi ad attribuire a me l'etichetta di voltagabbana o voltabandiera, quando all'interno di questa coalizione c'è un po' di tutto? Mi è dispiaciuto, perché chi mi ha proposto di candidarmi per quella lista è una persona che stimo molto, e purtroppo non ho potuto aiutarla, tutto lì. Grazie.